Non mi risulta che Carmine Mari sia mai stato un agente segreto, ma sicuramente ha un talento incredibile per scovare storie che possono mostrare gli sviluppi di un intrigo. Probabilmente lavorare come bibliotecario lo ha abituato alle lunghe ricerche e allenare atleti di canoa lo ha reso abile nel tenere le lunghe distanze. Dramma, ironia e suspense si mescolano tra le pagine d'Hotel d'Angleterre, un romanzo che ha il sapore della piccola storia che si inserisce nella grande storia. Mari ci racconta un mondo di spie e doppiogiochi ambientato nel 1911, visto con l'occhio di un uomo che rifà le stanze nel grande albergo, che in realtà appare subito come un piccolo albergo, dove a cucinare, in maniera semplice, c'è la zia Tina. Edoardo Scannapieco sogna di fare il giornalista, scrivendo per il settimanale Provincia, ma intanto sale e scende le scale portando le valigie degli ospiti. Risponde alle domande noiose e impertinenti di clienti inglesi, tedeschi, svizzeri, militari e rappresentanti di commercio. Tutti hanno la loro divisa e i loro segreti da custodire, anche quelli che talvolta li condividono con il portiere Geppino. Carmine Mari, come Graham Greene, Ian Fleming, Ken Follett, sa che gli hotel da sempre sono un luogo di incontro e di passaggio, dove avvengono sotterfugi e dove la gente spesso cela la propria identità. Rifare la stanza di qualcuno vuol dire conoscere tutto di lui, e fra le pareti dell'Hotel d'Angleterre, dove una volta gli stranieri cercavano di curare la propria salute dando un occhio alla costiera amalfitana, arrivano gli echi dell'epidemia di colera e dei venti di guerra internazionali. Di morti ce ne stanno parecchi a Salerno all'inizio di primavera, ma altri ne arriveranno presto.